E ciao a tutti fanciulli, bentornati sul mio canale. Io sono Gabbo, oggi siamo nuovamente su Hearthstone, siamo finalmente con il nuovo sistema di rank che prevede che tutti i rank abbiano 5 stelle e che se alla fine season si raggiunge un certo tipo di rank si retrocede solamente di 4 rank. Quindi io la scorsa season ero rank 9, 2 stelle, mi ha portato al rank 12, non so perché, 2 stelle. Ho fatto un paio di partite con un nuovo mazzo che è sempre la base la base del Spiteful Priest, però gioca 3 carte in più che non sono affatto male. Vi lascio al video. Allora, andiamo a vedere questa lista di Spiteful, che è molto bella, molto divertente, perché gioca 2 carte, anzi 3, che non si giocavano al principio, che sono il Rubo Suoni della Cabala, fortissimo, silenziare i 3-9, silenziare i vari cube lock, silenziare i vari cubi del lock. La cabalista, veramente veramente forte, a mio avviso veramente veramente forte. E il Ghast Predatore. Ghast Predatore è bello, a me piace davvero davvero un sacco. Toglie tutte quelle spell del Jade Druid, toglie le cose del cube lock, toglie le spell del Mage, toglie davvero davvero tante tante cose. Io andrei a provarlo, per il resto è un classico Spiteful Priest. Questo è troppo forte adesso contro i vari Dude Paladin e tutto quanto, davvero davvero forte, andrei a provarla. Vi ho messo anche il Deck Tracker. Allora, siamo contro me, sono al rank 13 dalla scorsa season, ero a rank 9, ho fatto rank 12, ho perso qualche partita perché ho perso e quindi niente. Dunque, allora, queste qua sono forti, il problema è trovare un drago. Trovare un draghetto all'inizio che potrebbe essere l'ideale. Ecco, io becco sempre i Mind Control. Anche qua sarà tutta quanta in salita, cominciamo davvero davvero bene. Ghast. Io questa devo farle con il granchi vista, non devo pescarle. Oh. Che ansia, già cominciamo con l'ansia. Big spell. Cominciamo bene. Big spell priest. Molto interessante. Io voglio pescare. Io voglio pescare. Pingherà qui sopra. Va bene. Pingherai. 8 carte in mano. Ok, 8 carte in mano. Adesso facciamo il nostro dragoncillo qua, questo bello. E poi vediamo cosa si può fare. Beh, qua il Duskbreaker. In questo caso non so quanto possa essere effettivamente forte. Però questo affare qua, body 9, adesso facciamo di... Possiamo fare magari adesso di quinto, facciamo coin più astiosa. E quello no. Quello non ci voleva proprio adesso. Quello non ci voleva proprio. Anche perché mi costringe a fare Duskbreaker. Menare. Che brutto. Devo andare a fare Duskbreaker. Coin. Anche solo posso fare con coin, non posso fare niente. Cioè ho un turno 7 abbastanza vuoto. Non me l'aspettavo il Vate. Almeno non mi ricordavo che questo mazzo qua giocasse il Vate, il Big Spell. So che gioca Tormenta, gioca veramente un sacco di cose veramente veramente brutte. Tipo questa. 7, quello giusto. Poteva fare 5, no? 7, quello giusto. Ah, pure. Va bene. Per forza. Adesso costo 8. Costo 8. No, costo 10. Tun. Ma che mi dà un 12-12, eh?
Nzot. Nzot. Io vedo agli open che dai 12-12, a me dai Nzot. Mamma mia, mamma mia. Non so quanto possiamo essere messi bene, eh. Come siamo messi malissimo. Siamo messi malissimo. Mettiamo, facciamo Stornese. Se ne ha un altro. Wow. Questo mazzo è davvero difficile. Cioè, giocarci contro. Adesso un turno 8 per fare Gran Archivista, per forza. Medivh è interessante. Io il turno 8 posso fare Gran Archivista. Lui qua sopra tradderà l'1-2, perché ha tanta paura del mio 1-2. Che va bene. Devo fare Gran Archivista per forza. Quanti trade devo fare adesso nella vita? Quanti trade devo fare adesso nella vita? Potevo tradare in modo diverso. Sì, potevo tradare il 4-5 o il 5-5. Però comunque uno questo va deve andare via, perché sennò mi tradda il 4-7. Che fatica. Ah, se non lo traddo mi tradda il 4-7. Però effettivamente voglio tradare meno sto 4-7. O voglio cominciare a mettere faccia. Che sia lui a inseguirmi. Che sia lui a seguirmi adesso, non io. Three from Ember. Perfetto. Questo è molto bello. Questo è molto bello. 4, 8, 16, 21. Ovviamente. Ma però quell'affare. Dai pinga, tradda 8-4. Tradda il 4-3. Va bene. Va bene. Lui ha traddato, lui ha traddato. Non ti potrei fare doppio Geist. Cioè potrei fare doppio custode. Oppure vedere nel Geist lui cos'ha. Lui ha esattamente 17. Sì, potrei fare questa giocata qua. Sì. Non gli è rimasto nulla. Quindi, cioè, non gli è... Non gli ho portato via niente. Il 4-1 su 7-3, così non posso. La deve tradare per forza col 4-8, a meno che non ha la qualcos'altro. Non ha una fireball. Però potrei fare mind control qui sopra, che non sarebbe male. Fare un mind control non sarebbe affatto male. Corvo, e vabbè, io dovrei fare adesso. Oh, mind control. Vinto io. Ho vinto io. Mi fa qua sopra. E poi fa qua sopra. Per forza. Per entrare dell'acqua. Quello interessante. Interessante quella. Vai lì per forza. Ok. Ok, vai lì per forza. Adesso, quanto è bello fare Duskbreaker 4-3-7 e 3-10. Sì. Duskbreaker 4 e 3-7. Gli diamo qua sopra. E questo va qua. E quello va lì. Io ho ancora la gente draconiana nel mazzo. Ho ancora la storica. C'è ancora un sacco di carte nel mazzo. Ho ancora l'evocatrice. Ho ancora un bel po' di roba.
Io questo non lo frizza, però questo qua dopo non attacchi mi è relativamente indifferente, non è un problema. Chiaro, se ha una seconda Flame Strike, un po' remiamo. Anche se ha una tormenta, un po' remiamo. Mi fa una pirosfera. Mind control, mind control. Mind control qui sopra. Ma tutta la vita. Ma tutta la vita. Senza saperne leggere né scrivere. Ma incontro qua sopra, sempre. Ora lui deve salvarsi con un Ice Block. Oppure con qualcos'altro. 10 danni, Ale. Adesso, e io pesco adesso questa che non va bene. Però sì, tutta la vita. Mind control. Ma veramente? Ma incontro in Twin Zot due volte, dai. Fa ridere. Ma incontro in Twin Zot due volte, fa ridere. Cioè, fa veramente ridere. Lui ovviamente da 7, cioè io pesco ma incontro e lui fa da 7, cioè. Capito come funziona sto gioco? Io devo fare Mind Control in Astiosa che mi fa due volte in Zot. Cioè, perché ripeto, è giusto così. Il Dust Breaker è forte, però sti cavoli. Cioè, due volte in Zot a costo 10. Mi sembra abbastanza ridicolo, due volte in Zot. Preso da Mind Control, due volte in Zot. Sai, la probabilità è veramente bassa. Adesso dovrà pescare qualcosa, perché altrimenti non so quanto possa essere vivo. In teoria. Beh, sono tutto back? Ah, no. Top deccalo, eccolo. Mi pare più che giusto. Parrebbe più che giusto. Parrebbe. La gente della Covid. Va bene. L'evocatrice non è sbagliata, ecco. Però potrei fare questo in tu. No, evocatrice. Giustamente sul 7-2 che muore dal 2-1. Oppure muore dall'1 più ping. Aspettavano sul 5-6. No, 7-2 che muore dal ping. Va bene. Va bene, va bene. Evocatrice. Quello del vento, va bene. Va bene. Potrai un po' morire visto che sei a 3 da tipo 6 turni. E io ho fatto due volte in Zotte, mai una volta quello che. Oh, grazie, grazie. Troppo, troppo gentile. Ah, contro un bel lock. Io mi hanno già la chierica. No, stavano qua, è brutta. Devo pescare un Dust Breaker. Sempre in mind control, non può mai mancare, raga. A me non manca mai il mind control. Io vedo gente che fa dei numeri con sto mazzo, io ho sempre il mind control in mano. Ah, bene, bene. Cioè, vedo gente che con sto mazzo fa dei numeri che, boh, vabbè, ok.
Allora, fare questa. E quanto è bello Temporus. Però ho gente draconica, troppo forte. Io mi lamento quando lo giocano, però è troppo forte. È veramente troppo troppo forte. The file? Ah no, qui. Ok. Lo Spreaker è bello. Però no, questo non è bello. Ma allora, menare o andare qui sopra? Non voglio dargli il defile, quindi io meno qua e faccio così. Io ho il coin dalla mia, quindi posso fare di quarto. Posso fare un bel turno 4. Posso fare a turno 4 questo. Sembra un buon turno 4. Turno 5 fa di nuovo questo. Three from Ember in mano. Sì, che bello. Cubo. Gigante de montagna. Va bene. Ti faccio un altro agente draconide. Però quanto è bello fare Dusk Break. Cioè attacco qua, però muore tutto, mi rimane solo il Dusk Breaker. No, facciamo un secondo agente. Questa è divertente. Questa è divertente nel caso mi uscisse qualcosa di bello dall'astiosa. Però lui dovrà menare da qualche parte per forza. Cioè lui dovrà fare, se no questi qua ce lo ammazzano dopo un po' sti arnesi. Ce l'avevo io. E a 3. 4. Va bene. 3 da spira, un sacco di cose, va bene. Adesso non ha più senso. Urca, questo ha senso, sì. Questo ha senso, sì. Bello questo 8-7. Che bello questo 8-7. Dai, ora regalami una gioia. Cioè fare cubo into questo. File. La che into the file. Va bene. Va bene, va lì sopra. Ok. Va bene. Va bene. Forza. Evocatrice. Into Free From Ember, che è più bello del Mind Control a volte. Stika! Salve! Salve, Ragnaros illuminatissimo, salve! Vabbè, adesso se mi rimane vivo faccio cubo into questo, non me ne frega niente di recuperare 8, ma sono due Light Lord. E ti pareva che non morisse, no? Ti pareva. Io devo farlo, raga. Per forza. Otto-16. Dovrebbe essere lethal, ma lui ovviamente farà delle cose brutte, sicuro. Lui farà le peggio cose bruttissime, lo sto già, me lo sento. Perché sarebbero 24-26. Però lui avrà in mano le peggio cose. Ma assolutamente sì, brutalmente anche direi. Direi anche brutalmente in mano le peggio cose.
Anche perché io in mano ho Agente Draconide. O ma incontro nel caso che lui faccia Void Lord, Pap, Pat, Pak, Tep. Che cazzo sto dicendo? Intanto vediamo lui cosa sta pensando di fare. Allora, secondo me in mano potrebbe avere il Void Lord, ma farlo pure in questo momento vuol dire perdere un sacco di roba. Cioè, glielo attacco, faccio Stornese, gli ammazzo tutto e sono comunque un sacco di danni che si prende. Sono davvero davvero tanti tanti danni. Non so lui cosa possa fare in questo momento, a meno che non abbia davvero il Void Lord. No, decidi di fare Coboldo per pescare. Coboldo into qualcosa sicuro, se no altrimenti è morto il turno dopo. Into Teschio dei Manari, però capite che non si risolve niente. 8, 16, 20. GG. Cioè, oddio. Io non proprio, però. GG. Poi un'altra volta che lo pesco, ma basta sta cosa. Allora. Potrei fare 4. Sono 8, 16, 24. Capite che io da quest'ornese dovrei pescare qualcosa di veramente figo. Sì. Che non è questo. Potrei fare lui. Potrei fare lui. Avessi pescato un Hellfire avrei vinto, invece no. Cosa posso pescare a costo 3? Ah beh sì, l'Accolito. Ovviamente non è lui. Ovviamente non è l'Accolito. Adesso lui qualsiasi cosa faccia in 3 li posso prendere. Va bene, lo prendiamo. Glielo possiamo prendere. Lui se non mena, lui è un cadavere, in teoria. Lui picchia qui sopra col 2-1. Sta calcolando di avere il Defile. Però calcolalo bene il Defile, eh. È un casino. Non hai il 2, ti manca il 7. Ti manca un po' di roba per fare Defile. Anche perché posso togliere di taunt con il Duskbreaker, quindi sì. Diciamo che non è difficile come mano. Ma perché lo calcoli a caso il Defile? Ma è normale che non ce l'hai, dai, zio! Oh, che pizza! Va bene, allora, tanto lui morirebbe lo stesso, giusto? Muore uguale al mio main control. Va bene. Muore ridendo il mio main control. E 8-16. Madonna ragazzi. Alla prossima. Vediamo. Già in mano cose che non mi piacciono. Già vedo dal tracker cose che non mi piacciono. No, voi capite che questa qua è una situazione abbastanza paradossale. Ma lighiamo. Vabbè, ok. Prima volta che lo vedo questo. Prima volta. Siamo contro Priest. Siamo contro Priest. Dunque. Siamo contro Priest. Lui potrebbe essere tranquillamente. Questa è una buona tech card questa, una buona tech. Mi piace questa. Contro i vari Loki, vari Silver Hand. Non è male. Bravo! Bravo per la tech card. Buono!
contro i vari Secret Mage. Secret Mage con questa spara qua, li ammazziato, però GG. Lui non attacca, lui è senza cauto. Facciamo questa, t'ho deccata, lo so. Vabbè, c'è da chiedere. D'accordo. Non ci stiamo menando a vicenda. Lui mena qui. Ok. Ma tanto perdiamo entrambi le carte, quindi va bene. Quindi va più che bene. Però potrei perderne solo una. Si può fare così. Fare Dust Breaker. E perdere solamente l'1-3. Il 3-1. Sì, l'1-3. Mantenermi il 3-1 vivo, che non è male. Uno dopo, agente segreto, a rapporto. Dust Breaker ci sta. Dust Breaker suo ci sta, però il mio agente draconide è un po' più forte. Ah! Ma è uno Spiteful anche lui. Solo che gioca la Tech della Melma. La Tech della Melma è bella. E lui fa evocatrice, più forte della mia. Vabbè, oh, pensiamo il Capitic Toon, per favore. Toon. Voi capite che io gioco a cosa 10 mi capitano due volte in Zot e lui gioca il 12-12. Dai, raga, dai, ma come si fa? Ma dai. Cioè, dai, ma è una presa per il culo. Ma... zitto. Cioè, capite che lui capita il 12-12 imbersagliabile di sto pesce, a me capita il 4-4, l'8-8. Ale, un altro. Bene. Magari, questo deve andare qua. E questo deve andare qua. Lo curo. Cioè, gli altri tirano fuori 12-12 in bersaglio e poi tiro fuori Ktun. Cioè, vabbè. No, vabbè, raga, se ne tira fuori un altro. Ti prego. 8-8. Va bene. Allora, io li voglio prendere a tutti i costi. Voglio prendere l'8-8. Cioè, se io faccio questo, anzi, se io facessi questo, sono sicuro di prendergli il 2-4 imbersagliabile. Però al tempo stesso è un turno abbastanza difficile. Potrei fare lui. Sì. Speriamo mi dia un taunt. Il 4-8, capisci? Mi dà il 4-8 che non fa niente. Va bene. Ma incontro sull'1-1, per favore. Grazie mille. Ed eccoci, tutti ragazzi, avete visto questo tipo di mazzo che a mio avviso è molto forte in questo meta per i Dust Breaker, visto che girano un sacco di paladini. Fortunatamente non ho beccato neanche uno, però girano Priest, girano Mage. È molto forte perché ha dei Mind Control, la Free From Ember, ha l'Archivista,
la Spiteful, quindi capite che mette una board relativamente grossa rispetto a quella che mette il vostro opponent e riuscite comunque a contrastare quello che è la board. Fortunatamente, riuscendo a contrastare tutto, potete davvero fare grandi, grandi cose. Io ringrazio tantissimo per la visione, commentate, lasciate, condividete, se mi siete iscritti al canale, iscrivetevi, qua sotto vi lascio i miei social più il codice del deck come al solito. Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao fanciulli!